Succede che ci accorgiamo di qualcosa non dalla sua presenza, ma dalla sua assenza, come quando ci rendiamo conto di un grande amore solo dalla sua mancanza, non dalla sua luce, ma dalla sua ombra. Buongiorno, io oggi vi voglio parlare della scoperta dei nuovi mondi, i nuovi mondi che noi scopriamo attorno ad altre stelle non necessariamente tramite la loro luce, ma anche attraverso la loro ombra. Oggi per nuovi mondi non intendo quelli attorno al nostro Sole, quelli all'interno del nostro sistema solare. Questi sono per un certo verso relativamente facili da esplorare. Abbiamo mandato macchine sostanzialmente su ognuno di questi, recentemente anche attorno ad una cometa. Mi riferisco a mondi che sono attorno a stelle diverse dal nostro Sole. E questa storia inizia davvero una ventina di anni fa, quando eravamo in molti che studiavamo come cercare di analizzare la luce delle stelle intorno a noi, per cercare di estrarne la luce flebile dei mondi che ruotano attorno a questi mondi. È come quando cerchiamo di aiutare un amico che è in difficoltà e che non riusciamo a calarci nella sua realtà, ma cerchiamo di proiettare la nostra esperienza, ritenendola l'unica possibile. Così allora in molti pensavano che i mondi al di fuori del nostro sistema solare potessero essere solamente come il nostro, ovvero sostanzialmente dei piccoli pianeti rocciosi come la Luna e la nostra Terra vicino alla stella e una serie di pianeti giganti come Giove o Saturno molto distanti. E in effetti noi pensiamo che così come su un picco nevoso la neve rimane solo al di sopra di una certa quota, dove la temperatura rimane al di sotto di una certa grandezza, analogamente a quello che noi astronomi chiamiamo linea della neve, non si possono formare pianeti più vicini di una certa distanza dalla stella. Eppure vent'anni fa due astronomi svizzeri, con un telescopio sulle Alpi tutto sommato modesto, non c'era big science nel senso che oggi conosciamo, ma magari c'era big thinking nelle loro menti e nei loro cuori, cercano quello che la natura più fantasiosa di quello che molti degli astronomi pensavano aveva già messo in cielo. In questo modo loro scoprono il primo pianeta extrasolare, il primo pianeta diverso da quelli che sono all'interno del sistema solare, attorno a una stella simile alla nostra, che è un pianeta molto più grande di Giove e molto più vicino dell'orbita di Mercurio. Questo pianeta ha un nome, il nome si chiama 51 Peg B, che è un nome diciamo un po' astruso, che non rende giustizia dell'idea romantica di scoprire, di conquistare nuovi mondi. Ebbene, oggi sono passati 20 anni, il mondo è cambiato e voi potete scaricare sul vostro cellulare una app che bip bip vi dice ogni volta che un nuovo pianeta viene scoperto. 2.000 pianeti, poco meno di 2.000 sono i pianeti che oggi si conoscono attorno ad altre stelle. Sembra un grande numero, ma in realtà io vi voglio convincere questa sera che è un numero che si può mettere a contare con le dita di una mano, come si usa dire. Qui abbiamo la platea giusta, siete poco più di 600-700 persone, quindi se vi invito ad alzare le mani e a mostrare tutte le 10 dita, e in questo momento, se tutti le alziamo, grosso modo il numero di dita che stiamo mostrando è circa 6.000, come il numero delle stelle visibile ad occhio nudo. No, tenete, adesso un collega armato passa a prendere monili e preziosi per finanziare la ricerca scientifica. E ovviamente se voi andate in una notte senza luna ne vedete solamente la metà, ne vedete 3.000 contemporaneamente, le altre 3.000 sono nell'altro emisfero. Ora se fate 3 con la mano, 3 così, il numero di dita che adesso ci sono qua in questa platea corrisponde grosso modo al numero dei pianeti che oggi sono conosciuti. Vorrei farvi riflettere su questo. 3 contro 10, un terzo, 2.000 pianeti contro 6.000 stelle. 4 secoli fa, prima che Galileo Galilei da questa città puntasse col suo cannocchiale il cielo e aprisse una nuova era astronomica, si conoscevano 6.000 stelle. Noi oggi conosciamo 2.000 pianeti, meno di quei pianeti che siamo nell'epoca pre-galileiana di questa nuova scienza. La maggior parte di questi pianeti non è scoperta analizzandone la luce, ma è scoperta analizzandone l'ombra. Questi pianeti ruotano attorno alla stella e proiettano un'ombra che si propaga a distanza di 10, 100, 1000 anni luce, e quando l'orbita della Terra interseca casualmente o perché l'astronomo è sufficientemente paziente o dà un telescopio sufficientemente potente e grande,
rivela questa flebile diminuzione di luce e stabilisce del pianeta la dimensione e l'orbita. Se noi vogliamo scoprire molti più pianeti e vogliamo poi analizzarne la composizione chimica, la temperatura, capire se hanno un'atmosfera, dobbiamo costruire via via telescopi sempre più potenti. Ovviamente c'è un limite al numero, alla dimensione di questi telescopi che possiamo costruire sulla Terra o che possiamo mandare nello spazio, e a questo scopo spesso si creano, diciamo, delle ottiche cooperative. Per esempio, in questo caso stiamo costruendo qui a Padova un satellite in cui 34 telescopi relativamente modesti, circa di, potrei tenerlo in braccio uno di questi, sono montati assieme in un unico satellite per appunto scoprire nuovi mondi. Oppure potremmo, l'occhio principale del telescopio, la lente, lo specchio principale di questo telescopio, non costruirlo monoliticamente, ma costruirlo mediante tasselli e, come un mosaico, comporre lentamente tutta la dimensione di un grande occhio di questo telescopio. Questo che vedete è un esempio, un gioco fatto con i bambini, in cui abbiamo nel giardino dell'osservatorio cittadino di questa città, La Specola, fatto portare dei bambini dei esagoni di cartone di circa 2 metri di diametro che vanno a comporre l'occhio principale di un telescopio che stiamo costruendo sulle Ande cilene, e questo è lo stesso esempio fatto sull'altopiano di Asiago vicino all'osservatorio astrofisico. Adesso basta sostituire il cartone con del vetro lavorato otticamente, risolvere un paio di problemi legali legati allo sfruttamento del lavoro minorile e il gioco sostanzialmente è fatto. Ma perché facciamo tutto questo? Potrei raccontarvi che, cercando di costruire queste macchine, abbiamo inventato questa piccola piramide di vetro che serve a sezionare la luce delle stelle e che serve per rivelare la luce del pianeta, ma si è rivelata utilissima, noi non ce lo immaginavamo neppure, per studiare l'occhio, per esempio, nel caso della cataratta. Oppure che quest'altra telescopio ad occhio di mosca, l'abbiamo chiamato per un'evidente similitudine, che abbiamo inventato sempre qua a Padova, sta per iniziare a scandagliare il cielo per cercare quello che si chiama la spazzatura spaziale, i detriti che sono nell'orbita del nostro pianeta, per evitare che distruggano in modo catastrofico, irrimediabile, satelliti per telecomunicazioni, per meteorologia, per il GPS. Ma in un certo senso, diciamo, vi mentirei. Il vero sogno ancestrale che ci sta dietro, alla fine, è quello del viaggio. Noi vogliamo cercare di guardare questi nuovi mondi, cercare di scoprire questi nuovi mondi, perché un giorno vogliamo immaginare di poterci andare. E come tutti i viaggi che si rispettano, iniziano con una cartina, e per cui noi sostanzialmente stiamo cercando di compilare una cartina il più accurata possibile di quello che sono i dintorni del nostro sistema solare per un giorno riuscire ad arrivarci. Come arrivarci? Per ora noi ci stiamo occupando appunto di disegnare la cartina, di capire dove sono i mondi. Come arrivarci? Oggi non lo sappiamo, non abbiamo la tecnologia per arrivare attorno alle stelle più vicine. Ci sono molte idee, alcune buone, alcune meno buone, non lo sappiamo. Forse le idee migliori devono ancora essere scoperte. Però possiamo provare a guardare retrospettivamente dietro di noi e capire cos'è successo nell'ultimo secolo, anzi negli ultimi 110 anni da quando l'uomo vola con delle macchine volanti. Allora, sapete che la velocità della luce, pensiamo ancora, sia invalicabile, quindi possiamo chiamare la velocità di una macchina che costruiamo come la velocità della luce diviso, per esempio, 10, diviso 100, diviso 1000 e contare il numero degli zeri che mettiamo al denominatore. Se facciamo così, l'aereo dei fratelli Wright nel 1905 ha una velocità pari alla velocità della luce diviso 10 milioni, che sono 7 zeri. In questa scala è a 7 zeri. Gli aerei di linea, che oramai è un fenomeno di massa che prendiamo probabilmente quasi tutti noi, vanno a una velocità che è 1 milione più bassa di quella della velocità della luce. Il numero degli zeri è 6. Le astronavi che oggi costruiamo e vanno nell'orbita attorno alla Terra, come lo Space Shuttle, la Soyuz, l'Ariane, tutte più o meno vanno a una velocità superiore a quella della velocità della luce diviso un 1 seguito da 5 zeri. Le macchine più veloci che l'uomo abbia costruito arrivano ad essere leggermente più veloci della velocità della luce diviso un 1 seguito da 4 zeri. Ecco allora che in un secolo abbiamo eroso 3 zeri in questo denominatore, e se noi nel prossimo secolo riuscissimo
a mangiare altrettanti zeri, a guadagnare 3 zeri nel denominatore in questa velocità, potremmo pensare a una missione per mandare, se non un equipaggio, almeno una macchina, un robot, in una delle stelle più vicine in 10, 20, 30 anni. Questo è un sogno ovviamente, ma il sogno non è solamente legittimo. Io credo che il sogno sia un imperativo. Io credo che noi dobbiamo continuare nel nostro lavoro di cercare di scoprire questi nuovi pianeti, di catalogarli, di fare macchine che riescono a fare cose via via più incredibili, di mettere nel nostro lavoro quell'aliquota di follia per evitare di rifare le stesse strade percorse da altri, per cercare di costruire macchine che faranno robe fantastiche che noi oggi neanche ci immaginiamo. Le cose facili non ci interessano e vogliamo conquistare nuovi mondi. Grazie.